Sabato 23 maggio, nuova edizione del TG4 di Telecupole, il telegiornale interregionale dedicato ai fatti e gli eventi del nord-ovest, in particolare Piemonte e Liguria di Ponente. Tre feriti, due ragazzi e un poliziotto e altrettanti manifestanti fermati, poi rilasciati. Il G8 delle università, che ha riunito in settimana a Torino i rappresentanti di 200 atenei di tutto il mondo, è stato caratterizzato da tensioni, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, ma la cronaca ha oscurato gli aspetti estremamente importanti della didattica e degli accordi raggiunti in vista di future alleanze strategiche. Vediamo. Sono stati siglati in coda ai lavori del G8 University del 18 e 19 maggio. Si tratta di nuovi accordi di collaborazione del Politecnico di Torino con le Università della Cina. Nel capoluogo piemontese saranno istituiti due nuovi campus italo-cinesi della University di Shanghai e dell'Harbin Institute di Technology di Harbin, che si aggiungono a quello nato a febbraio della Xi'an University. I due nuovi campus saranno anche la piattaforma per l'organizzazione di tutte le attività congiunte tra il Politecnico e ciascuno dei due atenei cinesi. Con l'Harbin Institute è stata inoltre siglata un'intesa anche per l'ottenimento del doppio titolo, finalizzato all'attivazione di percorsi di laurea congiunti, al termine dei quali si prevede il conseguimento della doppia laurea. I tre nuovi accordi sono stati firmati dai rettori della Tongji University e dell'Harbin Institute of Technology, che insieme al rettore del Politecnico di Torino, Francesco Profumo, hanno espresso grande soddisfazione per un rapporto di collaborazione notevolmente cresciuto negli anni, che ha portato al considerevole numero di 574 studenti cinesi che studiano al Politecnico torinese. Ancora la cronaca: incidente mortale ieri pomeriggio sulla statale 26 all'altezza del comune di Caluso in provincia di Torino. Un motociclista di 55 anni, Terenzio Pavan, ha perso la vita nello scontro della sua Kawasaki contro un trattore che nei pressi della frazione Mulinetto Rosso stava attraversando la strada. Sul posto, insieme ai carabinieri, è intervenuto il 118. Per l'uomo però non c'è stato purtroppo più nulla da fare. Dopo l'urto col trattore, la sua moto, che procedeva a forte velocità, ha proseguito la corsa contro l'asfalto per oltre 100 metri. E traffico in tilt ieri sull'autostrada A5 Torino Aosta. Lavori urgenti di ripristino di un giunto hanno costretto l'ATIVA, la società che gestisce l'autostrada, a fermare le auto nel tratto compreso tra San Giorgio e Scarmagno. Gli automobilisti hanno avuto l'obbligo di uscita in entrambe le direzioni, a San Giorgio e a Scarmagno. Gli operai sono rimasti a lungo al lavoro per riparare il giunto di un viadotto che era già interessato a uno scambio di carreggiata, per scongiurare il rischio di un cedimento. Il governo intervenga perché il passaggio al digitale terrestre non indebolisca il sistema delle TV locali. Lo sostengono il segretario piemontese del Partito Democratico Gianfranco Morgando e l'onorevole Giorgio Merlo, vicepresidente della Commissione di Vigilanza RAI, che hanno incontrato i rappresentanti delle testate locali. Prima della transizione definitiva al sistema digitale, previsto per il prossimo settembre, in Piemonte devono essere affrontati e risolti una serie di problemi tecnici, affermano Morgando e Merlo. Non si può procedere all'insegna del fare presto e a ogni costo, che sembra essere la parola d'ordine dei ministeri competenti, dicono i due esponenti del PD. L'avvio del digitale, secondo loro, non può significare una riduzione del pluralismo, concludono, né una potenziale crisi per le testate locali, che restano una garanzia di professionalità, di ricchezza culturale e informativa. Noi vigileremo e staneremo il governo affinché intervenga per evitare il rischio di chiusura di molte testate giornalistiche locali. E ora il caldo anomalo per questo maggio. A Torino, a causa dell'elevata temperatura di questi ultimi giorni, si sono registrati alcuni superamenti del livello di concentrazione dell'ozono. Se dovessero perdurare le attuali condizioni meteo, è prevedibile che ce ne siano altri nei prossimi giorni. Il Comune ha quindi diffuso una serie di raccomandazioni: evitare attività ricreative con esercizio fisico intenso all'aperto nei luoghi soleggiati, evitare nei lavori all'aperto di concentrare nelle ore di maggior soleggiamento, indicativamente tra le 11 e le 17, le attività faticose, e di effettuare pause zone o strutture ombreggiate. Ai soggetti più sensibili si raccomanda inoltre di evitare la permanenza all'aria aperta al sole. Si consiglia di integrare la dieta con cibi contenenti sostanze antiossidanti come frutta e ortaggi freschi. Maggio da record in tutta Italia, dove le temperature superano ovunque i 30 gradi. Sembra proprio una prova generale dell'estate, se dopo un inverno eccezionale dal punto di vista delle precipitazioni ci facciamo sorprendere un'onata improvvisa, le previsioni non ci rassicurano. Quest'estate, infatti, secondo i meteorologi, sarà un'estate simile a quella del 2003, caratterizzata da temperature e umidità elevate e straordinarie. Per far fronte all'emergenza, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allarme per possibili criticità legate all'ondata di calore prevista nei prossimi giorni. Un problema del quale si è parlato durante un convegno organizzato dall'ARPA Piemonte, che ha evidenziato l'importanza degli interventi di sorveglianza sulle ondate di calore per la tutela della salute pubblica. Le temperature elevate, soprattutto quelle che persistono per più di 3 giorni e anche durante il periodo notturno, hanno un effetto sulla salute
determinando un peggioramento delle condizioni più critiche nelle fasce più deboli della popolazione. Hanno un impatto sulle persone di età molto avanzata, oltre 75 anni, oppure molto o nei neonati, cioè nei primi 6 mesi di vita. Sono le due fasce di età estreme che sono interessate. In queste fasce di età l'effetto è quello di un peggioramento delle condizioni complessive con un aumentato rischio di mortalità. Ci sono una serie di strategie che riguardano l'idratazione, idratarsi bene, rimanere a casa nelle ore più calde della giornata, mantenere un ambiente fresco in casa, usare il ventilatore finché la temperatura ha fino ai 35 gradi, oltre 35 gradi il ventilatore è sconsigliato perché non fa altro che far circolare aria calda all'interno dell'abitazione e quindi non dà più sollievo, e possibilmente laddove è necessario nelle persone anziane è fortemente consigliato l'uso di una climatizzazione con temperature ovviamente non polari. E ora passiamo alla politica. Nella prossima legislatura i salari saranno stabiliti secondo i principi del sindacato padano, cioè proporzionali al costo della vita. Umberto Bossi ha rilanciato ieri sera, vediamo alcune immagini che stanno passando in un comizio a Savigliano, l'idea degli stipendi diversificati per ogni regione. Bossi ha poi assicurato il suo personale interessamento al caso della fabbrica di Savigliano, della Saint-Gobain, a rischio di chiusura. Ne ho parlato con Tremonti, ha concluso il leader della Lega Nord, troveremo una soluzione. Lunedì metterò in contatto i rappresentanti dei lavoratori con il ministro. Nostro servizio nei prossimi notiziari, nelle prossime edizioni del TG4. E ora l'economia. Se l'offerta Fiat per Opel andrà in porto, saranno meno di 10.000 i posti di lavoro da tagliare in tutta Europa in maniera progressiva nel tempo. La precisazione arriva da Lingotto, che definisce totalmente falsa la notizia secondo la quale gli esuberi sarebbero 18.000. Intanto però la Germania sembra orientata a proporre alla General Motors il gruppo austro-canadese Magma come candidato di punta all'acquisto della controllata tedesca Opel, anche se le decisioni sul futuro dello storico marchio verranno prese la prossima settimana. È una partita complessa, dice Marchionne, bisogna aspettare. I World Air Games, vere e proprie Olimpiadi del volo promosse dalla Federazione Aeronautica Internazionale, saranno inaugurati dalla cerimonia di apertura il 6 giugno, cui seguirà un'intensa ed emozionante settimana di sfide in quota fino al 14 dello stesso mese. A Torino giungeranno dai 5 continenti i migliori interpreti di 10 specialità aeronautiche. A contendersi 25 titoli in palio saranno circa 400 concorrenti. Il percorso di avvicinamento ai World Air Games torinesi ha già vissuto nei mesi scorsi la sua prima fase. Tra maggio e settembre i test event di tutte le discipline hanno permesso di collaudare la macchina organizzativa e i regolamenti di gara, ma soprattutto hanno offerto agli assi delle diverse specialità del volo la possibilità di scoprire in anteprima i diversi tracciati su cui si giocheranno il podio. Sede principale dell'evento sarà l'aeroporto Torino Air Italia di Collegno, alle porte di Torino, insieme ai cieli di Mondovì, nel Cuneese, per la prova delle mongolfiere e alle alture che circondano i laghi di Avigliana, sempre nel Torinese, da cui spiccheranno il volo deltaplani e parapendio, mentre il capoluogo piemontese accoglierà l'aeromodellismo indoor all'interno del Pararuffini. A presiedere il comitato organizzatore è stato chiamato Giuseppe Virilio, figura di spicco dell'industria aerospaziale italiana, già amministratore delegato di Arenia Spazio, oggi presidente di Telespazio. E ora le proteste del mondo della scuola. Circa 1.500 persone, tra insegnanti, genitori e bambini, secondo i sindacati, hanno manifestato nel centro di Torino contro i tagli nella scuola predisposti dal governo. La protesta era organizzata da CGIL e CISL Scuola. Un vivace corteo nel quale spiccava la folta presenza di bambini è partito da Piazza Castello, ha attraversato Via Po e poi raggiunto Via Verdi. In Piemonte, sempre secondo i dati ricordati dai sindacati, sono previsti tagli di 526 insegnanti nella scuola primaria, 721 nella secondaria, 562 negli istituti superiori e 971 tra personale tecnico e amministrativo. Telecupole, principale emittente televisiva interregionale del Nord-Ovest, è entrata in modo definitivo nell'era del digitale terrestre. Da lunedì 18 maggio scorso trasmette infatti in modalità digitale terrestre in tutta la provincia di Cuneo sul canale 57 di La Morra. Il decoder è acquistabile presso qualsiasi negozio che venda televisori o presso i supermercati. Il prezzo varia da un minimo di 30 euro a un massimo di 200. Per le persone ultra 65 anni con un reddito inferiore a 10.000 euro lordi è possibile ottenere la concessione di un contributo regionale pari a 50 euro. Alcuni telespettatori ci hanno segnalato il fatto che non riuscivano a ricevere telecupole, ma evidenziato che se si riceveva prima il segnale di telecupole, questo continua a riceversi ulteriormente migliorato nel suono e nell'immagine. Potrebbe essersi verificato un inconveniente a causa dell'acquisto del decoder digitale terrestre e con la selezione automatica dei canali digitali precedente la data del 18 maggio.
Avendo Telecupoli iniziato a trasmettere in digitale sulla provincia di Cuneo il 18 maggio, è necessario procedere a riselezionare il digitale terrestre perché i tre canali digitali dell'emittente piemontese tornino visibili. Per ulteriori informazioni è attivato il numero verde 800 58 92 11, 24 ore su 24.